Allora, ci sono diverse linee di disfunzione. In questo lato vediamo tre linee di disfunzione posteriori. La prima linea la trovi su entrambi i lati di tutte le spinose. Lo vedi? Da T1 fino giù a T12, anzi oserei dire fino giù a L5. Bene? Quindi su tutte le spinose lateralmente, come hai fatto per il collo? Cerchi lateralmente per vedere se c'è un tender point e lo fai giù fino a L5. Vi do un altro punto nella zona lombare. Perché? Perché è molto comune. Secondo, perché tu non riesci a palpare più di tanto la trasversa della quinta. Alcune volte sì, ma è raro. Così come non riesci a palpare la spinosa della prima cervicale. Una volta riesci, è raro. Okay? Fortunatamente c'è un punto alternativo molto molto comune che è sul versante interno della cresta iliaca posteriormente, che si chiama Upper Pole 5. Ora vedo come trovarlo. E riguarda una disfunzione della quinta rispetto al sacro. Probabilmente, te lo disegni Sanci, probabilmente ha a che fare con i legamenti, guarda qua, iliolombari. Molto probabile che abbia a che fare con questi legamenti qua. Avremo un'altra bella slide in cui c'erano i legamenti, ma adesso non so dove si affronta. Dove la trovo questa disfunzione? Quando io arrivo alla spinosa della quinta, basta che vado 45 gradi in basso finché non batto contro il bordo, contro il bordo della cresta iliaca. A questo punto mi metto internamente e faccio come ho fatto per la clavicola. Tiro in basso e in fuori. Fletti un po', brava. E qui è rigidina nell'andare giù, ok? Metti le mani sul seno, brava. Poi da 45. Esatto. Lei, ad esempio, va abbastanza bene indietro. C'è un puntino qui, va abbastanza bene. Abbracciati, ok? Stringi la testa. Oh, anche lei è rigidina, però tu sei più rigida. Nella psoas, mettendo praticamente la mano destra sulla più rigida. Sì. Cambiava qualcosa se messo destra e sinistra, perché se ne fascia. Poteva anche. Allora, cerchiamo dei tender point. Puoi fare tanti modi. Un modo può essere, ad esempio, il dottor Jones li pizzicava così, no? Perché mentre li pizzicava, guardava se c'era qualche spinosa fuori asse. Io non lo faccio perché quando pizzico ricevo troppe informazioni, mi tocca poi tornare indietro e capire dove disfunzionare. Quindi io preferisco sempre fare prima un lato e poi l'altro. Facciamo le spinose. Vi do una serie di modi. Puoi anche fare delicatamente così, e mentre faccio così vedo dove sento più teso. Ad esempio sento più teso qui e sento qualcosina qui. Poi posso andare a verificare sopra se c'è un tender point. Questo. Dimmi se ti faccio male. Sì. Ok. Qui? Abbastanza. Anche qui? Ok. Diciamo che lei è un po' disfunzionale, ma questo lato qui è un po' peggio, vuol dire. Questo? Sì. Questo salta proprio. Lei è abbastanza disfunzionale. Qui in alto e questi qui sono brucianti. Ok? Mi fermo a reggiseno. Cosa facciamo? Ora lei qui ha un po' di cose, ci possiamo mettere sia sulla seconda che sulla terza linea, possiamo anche monitorarle insieme. Io mi ficcherei qui con lui, che è particolarmente disfunzionale in seconda linea. Testa in neutro, mi metto sull'angolo del lettino e chiedo al paziente di portare questo braccio in avanti. Se per qualche motivo il paziente non può portarlo avanti perché ha male alla spalla, basta che mi faccia questo, non mi cambia niente. Ma lei può, quindi me lo metto qua. Prendo un po' di carta e mi metto la mano sotto l'ascella fino al seno. Vuol dire che non gli ficco la mano nell'ascella, ma andrò a prendergli il pettorale, se no gli faccio solo male. Gli prendo bene il pettorale, non l'omero, ma il pettorale. Monitoro il punto che non mi piace, ok? Faccio una piccola rotazione, in effetti questa trasversa, aia, non vuole andare giù. Quindi la faccio ruotare un pochettino indietro, quindi faccio una piccola rotazione in qua e poi faccio un bel passo indietro lungo con questa gamba. Mentre faccio il passo indietro faccio l'inclinazione laterale. Nell'inclinazione ci sarà anche una componente di traslazione. Quindi la tecnica maggiore qui non è la rotazione, ma è la traslazione, cioè l'inclinazione. La stessa cosa che avevamo fatto nel racket Emilia. Quindi ruoto un po', monitoro di nuovo. Faccio un bel passo indietro, la mano libera la pure. La mano, bravissima. Fastidi? No.
okay? La testa parte in neutro perché poi finisce sempre dal lato giusto da sola, quindi non te la mettere già sul lato giusto che poi te lo dimentichi. E ritesto, faccio ancora male? No. E quindi passato, eh? C'è anche un interesse attivo, ora vi faccio vedere il interesse com'è, entro piano piano, okay. Ora rispingo sulla seconda linea, sposto i paravertebrali, girati piano piano e siediti. E sarai particolarmente indolenzito, come dico già. Poi lì c'è anche davanti, c'è la cicatrice, c'è una serie di cose da inquadrare, eh? Quindi metti le manine sul seno, rifaccio un po' di gioco estensorio, c'è sempre qualcosa che la legga da sotto, ok? Abbracciati di nuovo, facciamo prima il brachio isolato, ok? Ruota molto più di prima, ok? C'è ancora qualcosina, secondo me, qui sulla sinistra, però è più gommosa di prima, no? Okay? Proviamo a esagerarlo molto, ce li facciamo un chin tuck, poi la flessione del collo, e il collo muove bene, sì. E poi ruotiamo, ok? Rispetto a prima, fletto molto di più, ok? C'è ancora un blocchino qui sotto. Invece se avesse dei problemi lombari dovrebbe avere fastidio a fare questo, quindi fletti il tronco in giù, fletti se riesci bene, fastidio le tensioni. Adesso. Dove? Lì così, ok. Facilmente lei ha dei punti sul bacino, però ormai qui quindi ce la teniamo. Perché? Perché generalmente i dolori lombari, già qui hai già fastidio, lei arriva giù e ci indica molto sulle spine iliache, quindi è più facile che sia un problema del bacino, delle spine iliache o delle creste iliache. A questo punto la mettiamo seduta. Prima abbiamo testato il torace isolandolo, poi ci abbiamo ficcato il collo e il torace per inserirlo. Adesso con lo stesso test testiamo la zona lombare. Ci interesserà meno fletterla così, ci interesserà più flettere la parte sotto ed eventualmente fare una piccola compressione. Faccio male? Un pochino, sempre nello stesso punto. A sinistra e a destra? Nei punti, più destra. Quindi può essere che abbia anche qualcosina lombare in compressione. Ci sono anche gli altri test che avevamo fatto della SEG, vi ricordavate, fatto che così da seduto, poi la SEG, poi il Wasserman, tutti questi ve li ricordate già, eh? Ok, poi li rivedremo al pelvico. Adesso mettete di nuovo pancia in giù. Mettiamo il cuscinetto sotto le gavette. Ora, ma puoi anche metterti dal lato opposto, che è questa. Lancio la gamba sotto, questo è quello che faceva dottor Jones, che lui era molto elastico. Allunga la gamba. Questa funziona bene per diversi motivi. Lasciamola. Faccio un altro. Funziona bene perché fa già la DD. Per solito, non ho bisogno di farlo io. E relax. Cosa faccio? Scivolo con la braccia qui e faccio scendere sul ginocchio. Occhio al mio calcio facciale e ritorno indietro. Ok? E lo ritesto. Faccio male? No. Ok. Girati piano piano e siediti. Vediamo se è migliorato. C'è cioè, secondo me anche dei punti sotto, però vediamo. Metti le mani sul seno. Sì, così. Faccio solo un po' di estensione perché neurologicamente il cervello lo accetta, eh? Poi abbraccio, okay. Non mi interessa più la parte alta, quindi fletto leggermente, mi interessa la parte bassa, fastidi, dolore, tensione, no, ok, scendi un attimino, cammino un attimo su e giù e ritesti. Adesso lei non aveva grande, se no inflessionizia marcata, io quello non lo considero positivo perché anch'io qua ho fastidi. Ok? Ma ci vedete se di dove c'è? Di punti c'erano? No, no, torna presto.
fammi una piccola estensione, anche se no così, basta, non è sufficiente. Mettimi le mani in avanti. Che mi dici se hai fastidio? No. Prima abbiamo fatto più o meno questo livello, ripeto. Non è che il paziente deve andare due toccare per forza per terra, eh? Non è questo lo scopo della terapia. Va bene? Sì, sì. Facciamo?